Grande successo per la cerimonia Le Fonti Day and Night svoltasi lo scorso giovedì 21 giugno a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana. La mattinata ha previsto lo svolgersi di 3 tavole rotonde dove esperti del settore hanno parlato di novità legislative, scenari e possibili evoluzioni del mercato energy, green bond e opportunità offerte dall'Industry 4.0. La sera invece il focus si è spostato su eccellenze legali e del Made in Italy. Avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, contenzioso tributario. Vince Fabio Ciani di Strategic Advisors per la riconosciuta qualità nell'assistenza fornita nelle fasi di contenzioso e precontenzioso, con specifico riferimento al comparto fiscale, a primarie aziende, gruppi industriali e realtà professionali, sia italiane che estere. Degna di menzione anche la copiosa attività scientifica sulla stampa di settore. Ed eccolo Fabio Ciani. Congratulazioni. Fabio Ciani, avvocato dell'anno nel contenzioso tributario per la categoria boutique di eccellenza. Avvocato Ciani, un commento a questa vittoria. È il riconoscimento che ci viene dal mercato per il nostro personale, per il personale posizionamento in un segmento, in un'area di specializzazione della consulenza legale. Nella specie appunto la fiscalità e la gestione del rapporto fiscale controverso, quindi seguiamo la patologia nelle sue declinazioni endoprocessuali, quindi giudizi di merito in commissione tributaria, ma anche personalmente seguo i ricorsi in Cassazione, quindi il giudizio di legittimità, non trascurando ovviamente l'origine della stessa verifica fiscale e quindi tutto quello che sta prima della fase conflittuale del rapporto fiscale, ovvero la fase endoprocedimentale, inizio della verifica, quindi seguiamo e assistiamo i nostri contribuenti in questa fase di interazione e di interlocuzione con gli organismi inquirenti. Non perdiamo di vista nemmeno il rapporto con la fase di riscossione coattiva, quindi quella più invasiva, e qui le attenzioni si rivolgono e sono orientate a Equitalia e all'Agenzia Riscossioni. Attualmente in Cassazione un terzo dei ricorsi giacenti, ovvero oltre 20.000, hanno natura fiscale, una mole di lavoro affidata a solo 40 giudici della sezione tributaria. Rumors post-elettorali parlano di un condono fiscale per deflazionare il carico di contenziosi pendenti. Avvocato Ciani, qual è il suo punto di vista su questa situazione? In Cassazione c'è una situazione implosiva, una situazione quasi ingestibile, ingovernabile. Abbiamo una mole di contenzioso fiscale, si diceva appunto 40.000 ricorsi giacenti, latenti, e abbiamo poco più di 40 giudici chiamati a decidere e a smaltire questo arretrato, che ovviamente si consolida e si cristallizza ogni anno con l'arrivo di 10.000 ricorsi da tutta Italia. Ecco, una situazione che non fa altro che deprimere il senso di qualità anche delle sentenze, che ovviamente, considerando che i giudici non hanno molto tempo per decidere, le chiamate in udienza sono quasi 4-5 anni. Per risolvere questa situazione, questa patologia, non serve creare una sezione bis, ovvero l'aumento del numero dei magistrati tributari, come non è servito nemmeno introdurre dei filtri di inammissibilità ai giudizi di legittimità. Il vero senso di una riforma fiscale forse è una via d'uscita da questo cono d'ombra, forse io ritengo sia un condono fiscale, ovvero la possibilità di chiudere questa mole di contenzioso latente attraverso un'aliquota flat, che ovviamente deve risentire anche dei giudizi intermedi, degli enunciati intermedi. Cosa voglio dire? Se uno in qualche modo è ricorrente, ovviamente pagherà in Cassazione, pagherà di più rispetto a chi è conto ricorrente e viene da una sentenza favorevole della Commissione Tributaria Regionale. Questa io ritengo che sia la soluzione madre, la soluzione core per estinguere questa mole di contenzioso fiscale. La sua attività scientifica sulla stampa fiscale è particolarmente copiosa. Quali saranno secondo lei le tematiche più interessanti per questo 2018? Si parlava proprio di questo condono fiscale di cui non conosciamo ancora i contorni, si parla solamente di rumors, ipotesi. E c'è un'esigenza madre di cassa, lo Stato ha bisogno proprio per finanziare i provvedimenti che sono stati annunciati e tanto reclamati nella campagna elettorale, e quindi l'unica manovra che consente in qualche modo di fare soldi con
molta facilità e in tempi molto ragionevoli, ravvicinati, è proprio un condono fiscale. Ritengo invece che sia anche molto importante agire sul contante, perché da più parti, anche noi come professionisti, abbiamo sostenuto e invocato una regolarizzazione del contante. Stanno stime di Banca Italia e di altre istituzioni finanziarie, parlano di 300 miliardi che stanno fra le cassette di sicurezza e le case, e quindi mettere a sistema 300 miliardi attraverso un'aliquota flat che mi consente di bonificare sia il fiscale che l'extra fiscale e di rimettere, ripeto, nel sistema impresa attraverso magari una procedura di emersione controllata, vedi la sottoscrizione di titoli di Stato, non può che fare bene al sistema paese.